Cari amici, la buona serata. Un consiglio, intanto un saluto a tutti i miei sostenitori. Un consiglio che non avevo mai pensato, nel senso che ieri sera ci siamo trovati per telefono con un amico e abbiamo parlato. Loro ho detto: ma possibile che così parlando, dico, non avevo fatto mai caso. Allora, queste sono tre lampadine, le avevo comprate per l'Audi perché monta H7 e H1. Questa qui è una H7, come potete vedere, e praticamente ha quella dell'anabagliante, l'H1 invece quella dell'abbagliante. Io dicevo sempre: ma è possibile che ci sia questa difficoltà nel mettere queste lampadine? Perché la parte brigosa è quando si inserisce nella parabola questo pezzo, avevo una grande difficoltà nel trovare la possibilità di far passare la linguetta di acciaio che poi va a bloccarsi nella stessa parabola per tenerla ferma. Dicevo, con questo cavolo di motore dietro, che questo motore di raffreddamento, questa è una lampadina, una sera lampadina fatta bene, costa abbastanza, mi sembra all'epoca di averla pagata, penso l'ho comprata 2 anni fa, mi sembra 30-35 euro, era già una delle, insomma, era a buon prezzo, detto fra noi. Allora, dopo l'altra sera, così scherzando e ridendo, mi sono accorto che questa qui ha la possibilità di spostare questa parte, che è decisamente importante, perché voi questa la mettete dentro, qui fate passare la linguetta, che è un attimo problema incastrarla, ma a lavorarci da sotto il problema rimane come incastrarla da sotto, e poi dopodiché, quando l'avete incastrata, ricordatevi che questa parte qui vista di fronte, facciamo conto che io sia dietro alla guida, va messa così. Non va messa così, perché così andate a sparare una parte su, una parte giù, e avete solamente un quadro della strada. Se fate così, invece andate a disturbare, perché il fascio va dalla parte vista così, va dalla parte, diciamo, laterale, e disturba quello che vi viene incontro. Questo perché riguarda la sinistra. La destra va posizionata sempre così, in modo che vada a prendere la parte in alto, vedete questa inclinazione, la destra, quella della parte, diciamo, del passeggero, sempre più inclinata così, in modo che questa parte qua vada a illuminare anche, diciamo, il fosso, e la parte prende la strada di qua. Però la comodità è questo fatto di inserire questo aggeggio, vedete bene, che si inserisce bene, senza sforzare molto, perché attenzione a non buttarla dentro di prepotenza, non metteteci olio, niente, perché ci sono questi gommini che servono a tenerla ferma. Consiglierei anche di levarli dalla sede, perché se no nel tempo si possono, diciamo, possono fare la forma e far fatica. Ecco, adesso le ho levate, cioè. Queste qui mancano di filtro cambus, perché è quello che determina diciamo la segnalazione interna di una, essendo la lampadina di una resistenza inferiore a quella alogena, lui la vede come, cioè il circuito lo vede come errore. Perciò anche lì bisogna comprare, in questo caso non c'erano a quell'epoca qui, e non le avevo prese, ma le ho prese a parte, ma costavano stupidato. Invece queste qua, che sono H1, che vi faccio vedere, qui non abbiamo problemi, diciamo, della visibilità della cosa, nel senso dell'inquadratura di come metterla, perché in tutti i casi l'abbagliante, quando apre per tutta la fascia, il fascio, e questa c'è già inserita la sua resistenza del cambus, mi sembra si chiama, se mi ricordo. Anche questo ha lo stesso concetto, diciamo, di sistemazione del pistolino. Qui ha la sua sede, come vedete, la sua sede. Vedete la sua sede, che c'è al taglio, che va nella parabola, poi la infilate dentro così, chiaramente. Poi questa non c'è bisogno di sapere se va bene così così, l'importante è che sia inserita, che abbia una certa, come dire, impostazione per quel che riguarda invece la sede di questo,
di questo filtrino qui che casomai si incastra in mezzo in qualche posto. L'unica pecca nelle macchine tedesche in particolar modo è sapere qual è il positivo e qual è il negativo, che in questo caso il positivo è rosso e il negativo è nero. Qui ha una bella ventola che mi piace di raffreddamento aperta, poi andrà un attimino a lasciarsi aperta la parabola, ma allora devo trovare il sistema nell'Audi di avere un coperchio che non, perché poi questa scalda veramente, è una cosa, però questa si accende abbagliante, insomma non è che la accendi tutti i minuti, che vada a proteggere l'interno nel lungo andare nel blocco motore che si forma quella polvere che vada dentro il fanale. Ecco, adesso la leviamo, levatela sempre per fare in modo che questi OR non si deformino e mettete giù la lampadina qui, eccetera. Avevo comprato questo modello, diciamo, sempre nel tempo, all'epoca, perché non avevo visto che in effetti c'era questa H1 e H6. Ecco, anche questa è un H1, anche qui mancano i filtri, infatti non so se avevo comprato quattro filtri. Anche questa ha una sede un po' più comandata, nel senso che una volta inserita nella parabola, questa cosa qui dopo probabilmente va a posto da sola, nel senso che si incastra come volete. Scusate, qui ce l'aveva già attaccato, diciamo, come con entra. Ecco, dopodiché entra dentro, vedi, c'è una specie di scasso, si vede questo piccolo scasso che va a, diciamo, a far seguire, ecco la sede. Ecco. Anche questa qui dovrebbe andare come abbagliante, dovrebbe andare forse o così, però è da provare, ma non puoi provare perché soprattutto nell'Audi c'è la problematica che se vai a rimontare il filtro, che è quello da tirare giù, e compagnia bella, c'è il rischio che ti va in segnalazione nella centralina. E allora a questo punto ti tocca andare all'Audi e fartela resettare e quelli ti cuccano 100 euro. Allora vi consiglio di evitare di fare sta manovra, cioè di prendere quel tipo lì che male che va, siete sicuri che come la mettete va bene, almeno per quel che riguarda, ripeto, l'abbagliante, intendiamoci, perché qui stiamo parlando di abbagliante, non stiamo parlando di... Adesso questa faccio fatica a tirarla fuori, non ho capito perché volevo tirarla fuori, per non lasciarla nella sede, perché nella sede dopo si può deformare la gomma. Vabbè, che adesso non ho intenzione di montarle. Vabbè, ecco, era per farvi capire che questa cosa qui va levata. Vediamo se vuoi che non si riesca a cavare, ma guardate che roba allucinante. Adesso mi è andata di traverso, non va né su e né giù. Vabbè, adesso la caverò con la pinza, vediamo un po'. Vediamo un po', forse così la caviamo meglio. Ecco, vediamo un po'. Avevo fatto un segno nero. Boh, vabbè. E niente, era per farvi capire che è importante questo tipo di... Qui poi da, vedi, la copertura, però per quelle che hanno la copertura tonda, diciamo, del fanale, rimane solamente la parte posteriore, diciamo all'esterno, qui intorno, che non porta polvere, ma non so, adesso vediamo un pochettino, vediamo dov'è che avevo visto nell'altra fosse una spiegazione un po' più migliore, vediamo un po', ecco qua, ecco qui fa vedere la rotazione una volta messa dentro. In effetti non avevo mai pensato a sta cosa, dicevo, Madonna. Forse sicuramente qualcuno l'ha fatta, ma non ho visto nessun video in proposito a questa spiegazione. Allora ho pensato di inserirla. Ok? Bene, spero di essere stato utile con questa spiegazione mia, diciamo, spartana. Naturalmente, se le mettete su, ricordatevi di usare, ecco, vedete questa si era già mossa la gommina deve stare ferma lì. Che se no si rovina, ecco, questa è la gommina che va posizionata dopo con la sua sede dell'incastro che rimane nella macchina. Adesso questa la tirerò fuori con qualcosa perché se è uscita, non capisco perché non debba uscire stasera. Vabbè. È tutto, un saluto a tutti e la buona serata. Ciao ciao.